Buongiorno, oggi è venerdì 10 settembre e questo è Vangelo Daily, perché una giornata col Vangelo per noi ha più senso. Buon ascolto! Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti 39 e 42. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Dai, ti faccio vedere io come si fa. Almeno una volta nella vita sarà capitato a tutti di incrociare sulla propria strada qualcuno ben più capace nel far qualcosa per la quale noi eravamo decisamente negati. Alcune cose bisogna impararle con un po' di tempo ed è per questo che con un po' di fortuna, stando a contatto con persone particolarmente generose, dotate di maggiore esperienza e disposte a fare da guida, potremo imparare a fare o ad arrivare dove ci eravamo prefissi. Tuttavia c'è anche chi ostenta la saggezza, senza avere radici solide. Anzi, in lui o in lei c'è una certa sorta di superbia, di vanità. Così si finisce con il buttarsi in prima linea, nel voler farsi vedere, di mettersi in mezzo a qualsiasi cosa, anche se poi si rivelano essere più di intralcio che d'aiuto. La pagina del Vangelo che la Chiesa offre quest'oggi si apre proprio con Gesù intento a raccontare alcune parabole ai suoi discepoli per metterli in guardia circa il vero valore delle guide religiose del loro tempo. Gesù ci invita a fare un sano discernimento anche a noi, a chiederci a chi sto affidando la mia vita. Incontrando persone carismatiche e di grande presa, magari anche dallo sguardo profondo o dall'orecchio generoso all'ascolto dei nostri problemi, è facile sciogliersi e fidarsi di chi si incrocia sul proprio cammino, sia nel raccontarsi che nel seguire consigli e proposte. Ma bisogna fare attenzione. Una grossa tentazione a cui si va incontro può essere quella di lasciare alla propria guida spirituale, che non è detto sia necessariamente un sacerdote, per molti ragazzi per esempio sono i loro amici, o i VIP, gli influencer, eccetera, ma lasciare a loro la responsabilità di vivere e pensare al posto nostro. Per quanto sia costruttivo ascoltare l'opinione altrui, non bisogna mai rinunciare al proprio senso critico, per il semplice motivo che il perché di determinati vissuti, reazioni, situazioni particolari non è detto che un esterno possa comprenderle. E allora coraggio. Perché Dio parla nel cuore di ognuno di noi e ci dà la luce per trovare le risposte di cui abbiamo bisogno. Grazie per aver meditato insieme questa settimana e grazie per il vostro appoggio. Vi piacerebbe contribuire a questo servizio? Scriveteci al seguente email vangelodaily@gmail.com. Che Dio vi benedica. A lunedì.